Quest'anno ho avuto l'onore da parte di Mario Busso di dovermi occupare con grandissima gioia del metodo classico italiano. E siccome io sono un grande appassionato di bollicine, è stato un momento meraviglioso per la conoscenza specifica non solo di tanti territori ma anche di bellissime realtà. E quindi mi ha fatto molto piacere che poi nell'ambito della degustazione siano uscite fuori cose molto belle, alle quali comunque siamo anche affezionati da tanto tanto tempo. Ecco, proprio poc'anzi abbiamo fatto una fotografia con Nadia Zenato, la quale io sono affezionato perché Sergio Zenato è stato il primo vino che io ho comprato fisicamente in un'enoteca, quindi io sono affettivamente legato a quella, a quell'etichetta. Logicamente ci sono tante etichette che per me sono molto importanti. Io logicamente, essendo anche un appassionato del bollicine, potete immaginare che per me la Franciacorta diventa un po' una dominante, ma così come il Trento DOC, ci si spinge l'Oltrepò Pavese ma si arriva fino in Piemonte. Voglio dire, il mondo delle bollicine è veramente festaiolo e credetemi, fanno delle grandissime cose con grandissimi sforzi, spesso non compresi. Poi la guida quest'anno ha avuto un bellissimo successo, noi siamo molto felici soprattutto delle presenze che oggi hanno voluto a darci testimonianza che in qualche modo questa guida è credibile per tanti motivi, perché facciamo un lavoro anche molto molto serio, quindi tutto rigorosamente in cieco, e siamo anche molto orgogliosi di questo. E siamo, ci dicono, la seconda guida più venduta in Italia, quindi per questo comunque è un grandissimo orgoglio, ma siamo comunque dei bravi e seri professionisti, e su questo ci tengo a sottolinearlo, dei bravissimi coordinatori che comunque si mettono lì a lavorare per diversi mesi fino al raggiungimento di questa fatidica data che sono le finali di Buttrio. E a Buttrio c'è la magia, è tutto rigorosamente pubblico, quindi chiunque voglia venire a verificare che il lavoro sia stato fatto bene può venire, può addirittura sedersi accanto ai nostri coordinatori e addirittura andare a scegliere le sue corone, quindi questo probabilmente è l'elemento di massima trasparenza. Merano, che dirvi, Merano è sempre la mia manifestazione del vino, nel senso che è quella alla quale non voglio mancare. Helmut è un uomo straordinario, è riuscito a mettere su veramente una cosa che pochissimi riescono a fare, è tornato a dare la democraticità al vino, qui sono tutti rigorosamente uguali, il banco è uguale per tutti, ma soprattutto dietro ogni banco c'è una presenza fisica dei produttori, e questo è il momento più bello dove puoi andare a stringere loro la mano. E qui non c'entra più niente quanti soldi si hanno o non si hanno, qui c'è il produttore nella sua veste più bella, trasparente, pulita, semplice e a volte anche molto umile. Questo è Merano Wine Festival e vi devo dire che questa è la manifestazione alla quale non manco mai.